A livello di casi Covid in provincia l'andamento è costante, ma col freddo ci si aspetta un minimo di recrudescenza. Il dato oggettivo è che ci si reinfetta al 20%, per cui va tenuta massima l'attenzione. In provincia i casi Covid sono abbastanza costanti. Questa settimana, rispetto alla precedente, c'è stato un aumento dell'1%, significa 11 casi circa, quindi l'andamento è abbastanza costante. Ciò non toglie che ci aspettiamo un aumento dei casi anche in considerazione dei primi freddi e della stagione che sta volgendo verso l'inverno, e quindi la malattia è stagionale e l'aumento ce lo aspettiamo. Nei giorni scorsi, intanto, in ospedale si è registrato un focolaio nel reparto di psichiatria, ma è tutto sotto controllo, secondo il dottore Enrico Giansante. La situazione viene monitorata costantemente. È un dato di fatto, tant'è vero che la percentuale di ripositivizzazione è del 20% circa, quindi abbastanza alta. Quindi significa che si può riprendere la malattia, anche se sicuramente è meno grave di quella che era la malattia iniziale. Ciò non toglie che bisogna essere molto attenti, usare misure di prudenza, in ambienti chiusi mantenere il distanziamento sociale, usare le mascherine, insomma una certa attenzione bisogna continuare a metterla. Tutte le situazioni noi destano interesse, non preoccupazione, perché adesso chiaramente trattandosi anche di un focolaio in ospedale è anche più semplice controllarlo. È anche vero che con le nuove norme per le persone a contatto vige sempre il regime dell'autosorveglianza. Le altre persone, quelle che hanno già contratto il Covid, verranno seguite e quindi controllate, ma i problemi come ci sono stati nella prima fase adesso sono molto minori. Intanto giova in giro l'influenza ed è ripartita dopo 2 anni di calma, relativa anche grazie alle attenzioni e alle mascherine. Ora all'Aquila ci sono intere classi decimate. L'influenza è tornata, ce l'aspettavamo. Negli anni passati, nei 2 anni precedenti, c'è stato il lockdown che ci ha preservato, usavamo le mascherine. Adesso chiaramente con il minor uso delle mascherine, con il fatto che non c'è più il lockdown, che non ci sono chiaramente quelle che sono lezioni a distanza, era inevitabile che tornasse di nuovo l'influenza. Ed è per questo che bisogna vaccinarsi. Bisogna vaccinarsi anche perché ci sono anche ampie possibilità di vaccinazioni, sia nei nostri hub vaccinali e per quanto riguarda i minori, presso gli uffici vaccinazioni sparsi un po' in tutta la provincia. Quindi raccomando la vaccinazione a tutti.